Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Come penso abbiate capito, mi trovo all'interno della nuovissima Peugeot 208. È veramente nuovissima, ancora le plastiche sui sedili, avrà pochissimi chilometri su questo 3D iCockpit che vi mostrerò a breve, perché questo è un video focus sul sistema infotainment della piccola del leoncino che abbiamo visto nella sua presentazione ginevrina. Trovate il link qui in alto nelle schede, modello interessantissimo che speriamo di guidare per voi al più presto qui su WeDrive. In attesa di un test drive, prima di andare a vedere la tecnologia di bordo di quest'auto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e, se vi va, di restare aggiornati sui nostri account social Facebook e Instagram. Adesso andiamo a vedere come funziona. Ho dovuto accendere l'auto per potervi mostrare al meglio questo display centrale da 10 pollici dell'infotainment, un display touchscreen che adesso andremo a vedere. Dietro il volante c'è ovviamente il 3D iCockpit, che è mostruoso ragazzi, veramente bello e anche molto leggibile, perché è questo il segreto di questo 3D iCockpit. Partendo dal sistema infotainment implementato in questo schermo da 10 pollici al centro, sotto di esso, sotto la trama in carbonio della versione GT Line in cui siedo in questo momento e le bocchette dell'aria condizionata, c'è una tastiera, se vogliamo con stile pianoforte, con 7 pulsanti a sfioramento, e partendo dal primo, cliccando sul touch del primo, siamo direzionati proprio sulla radio, quindi sulle fonti audio e media. Troviamo la parte centrale con uno slider e dei pulsanti per andare avanti e indietro tra le varie stazioni, un pulsante dedicato alla memoria, quindi le ultime stazioni, le frequenze, qui c'è Radio Maria, sulle quali siamo attualmente sintonizzati, e in lista radio qui in basso, andando a cliccare, abbiamo tutta la lista delle stazioni disponibili. Tra le modalità abbiamo le fonti audio, quindi c'è radio, Bluetooth, USB, iPod e video. Non so bene cosa si possa vedere in video, anche perché penso che per motivi di sicurezza non si possano vedere dei veri e propri videoclip come in tante altre auto, alla guida soprattutto. Cliccando su opzioni invece abbiamo le opzioni di radio media per quanto riguarda le stazioni radio, quindi appunto qui c'è la lista, con le fonti di radio FM, radio DAB, qui ci sono le liste della DAB, e AM, sempre la memoria qui. I file musicali, se appunto ci sono dei singoli file musicali salvati. Le regolazioni della radio, quindi per quanto riguarda la ricerca della stazione, se ci deve essere una visualizzazione di FM e DAB, e la visualizzazione radio text. O anche degli annunci, si possono impostare degli annunci sul traffico, ad esempio, sul meteo, sullo sport e quant'altro. Con questo ok salviamo. In gestione foto abbiamo anche una lista delle foto salvate nella vettura, e in impostazioni audio abbiamo bassi, medi e alti, la ripartizione all'interno dell'abitacolo, se vogliamo farla partire dal centro ai lati, il suono, quindi i suoni del touch, li disattiviamo perché sono fastidiosi in tutte le auto. La voce, il volume della voce dell'assistente vocale e le suonerie della macchina. Cliccando sul secondo bottone ci dirigiamo nella zona dell'aria condizionata dedicata in questo sistema infotainment, con appunto la velocità delle ventole, che adesso terremo spente per motivi di audio, la temperatura che arriva sotto i 14 gradi e la direzione delle ventole verso l'alto, verso il petto o verso le gambe, ma adesso appunto l'abbassiamo. C'è anche ovviamente il clima auto, che abbassiamo immediatamente, e anche delle opzioni per quanto riguarda la modalità auto. Dirigendoci sul terzo pulsante abbiamo il navigatore, vi faccio vedere brevemente il layout di questo navigatore. Non ha la funzione pinch to zoom? Sì, ce l'ha, appunto. Devo dire, lo ricordavo un po' più veloce questo sistema. Penso che sia più veloce con a livello di feedback con il più e il meno per lo zoom. Al centro c'è un pulsante per la ricerca, quindi col tastierino andiamo a digitare Bari, ad esempio. Il menu del navigatore, con il quale possiamo inserire un indirizzo, sempre col tastierino. Le destinazioni, le mie destinazioni, quindi quelle che vengono visitate solitamente dalla 208, quindi casa, lavoro e quant'altro. Punti di interesse, Peugeot, il concessionario Euromotor, tramite il quale noi siamo riusciti a portarvi questo video, che quindi ringraziamo sempre per la gentilezza e disponibilità. Sempre la ricerca per centro di interesse o indirizzo.
i criteri di guida. Se vogliamo scegliere una navigazione che ci porta attraverso il percorso più breve possibile, più veloce possibile, che non sempre sono la stessa cosa, tramite un compromesso tra le due, o il percorso più ecologico, possiamo impostare pedaggio on e off, traghetti e autostrada, percorsi autostradali on e off. Infine le regolazioni in 2D o in 3D, 2D orientata verso nord nel senso di marcia, o in prospettiva, appunto, se vogliamo, in 3D con regolazione automatica dello zoom. Queste erano le regolazioni dell'aspetto nel navigatore, adesso ci sono le regolazioni della mappa, quindi raggiungere la destinazione fino alla piedi, si può attivare o disattivare questa impostazione. Per appunto, nel momento in cui noi siamo arrivati alla nostra destinazione, ma c'è una zona pedonale, con questa, andando a mettere il tick su questa regolazione, possiamo visualizzare il tragitto per arrivare a piedi da dove abbiamo parcheggiato l'auto alla nostra destinazione finale, magari in un negozio, in un centro commerciale. In allarmi possiamo cliccare su vari avvertimenti, tipo una stazione di servizio, un parcheggio, un punto di interesse in prossimità e quant'altro. E in voce abbiamo i messaggi di guida attivati o disattivati e la pronuncia del nome delle strade. Infine la cartografia, le cartografie disponibili, ci sono tutte le nazioni dell'Unione Europea, ci sono praticamente tutte, magari nemmeno in Spagna, dai. Cliccando su questo pulsante con la rotellina e la cartografia possiamo cliccare su delle veloci shortcut per visualizzare le stazioni, i parcheggi, il traffico, il colore della mappa, se lo vogliamo in visualizzazione notturna o di giorno, i punti di interesse e la consultazione della mappa. Il quarto pulsante è dedicato alle regolazioni del veicolo, quindi con funzioni di guida, impostazioni delle funzioni di guida, passaggio automatico dagli abbaglianti agli anabbaglianti, lo start and stop attivo o non attivo, l'assistenza al parcheggio con i sensori, il sistema di antipattinamento, l'inizializzazione dei pneumatici sgonfi, quindi inizializza il sistema di segnalazione degli pneumatici sgonfi da fare dopo ogni gonfiaggio, quindi un'impostazione molto utile per la sicurezza. E il check. Infine, nella seconda pagina di questa finestra troviamo le regolazioni del veicolo per quanto riguarda lo stazionamento, quindi il bloccaggio della chiusura degli specchietti retrovisori, il tergicristallo posteriore per la retromarcia, quindi in automatico, regolazioni in merito ai fanali e impostazioni di comfort per sbloccare lo sportello solo del guidatore, per l'illuminazione degli interni e per l'apertura con le mani libere automatica. Quindi nel momento in cui noi ci avviciniamo alla vettura, questo piccolo disegno in 3D ce lo mostra, l'auto si apre automaticamente se magari abbiamo le buste della spesa in mano. Impostazioni di sicurezza, c'è la visualizzazione della velocità consigliata e l'allarme di stanchezza, appunto rileva la stanchezza del guidatore, molto molto utile anche questo per la sicurezza di strada. Il quinto dei pulsanti su questo pianoforte riguarda la ricerca del Bluetooth per il telefono. Il sesto riguarda le app, perché quest'auto è disponibile con connettività tramite l'app di Peugeot, ovviamente quella ufficiale, ma anche con Apple CarPlay, MirrorLink e Android Auto, e vi invito qui in alto nelle schede a dare uno sguardo ai nostri video tutorial su come si usa Android Auto e come si usa Apple CarPlay. Infine una finestra per andare a visualizzare le impostazioni, gli strumenti, le configurazioni di questo sistema infotainment. La configurazione del sistema con le varie unità di misura, miglia, chilometri, litri per chilometri, gradi Fahrenheit o Celsius per la temperatura, i parametri di fabbrica magari non li rimpostiamo, le informazioni del sistema e la modalità privata per non condividere nulla su dati o posizione del veicolo, solo dati o entrambe le informazioni. Le lingue, quest'auto è talmente nuova, vi dico che ha 3 km sul contachilometri e nel momento in cui l'abbiamo accesa, come vedete, c'erano ancora le plastiche e c'era ancora la lingua francese impostata nel navigatore, nell'infotainment. Qui ci sono anche tutte le lingue in base a continenti, molto interessante. Regolazione ora e data in base alla visualizzazione giorno slash mese slash anno, oppure con il punto o anno, mese, giorno e quant'altro, ma c'è anche il fuso orario, veramente tantissime regolazioni molto molto dettagliate, molto preciso questo sistema infotainment, apprezzatissimo. La configurazione del display per far scorrere automaticamente i testi sullo schermo per quanto riguarda le animazioni, e per quanto concerne invece la luminosità dello schermo possiamo andarla a regolare dal massimo al minimo, forse potete vedere nell'inquadratura principale, questo è il massimo, meglio lasciarlo così per motivi di video, io la vedo qui nello specchietto.
personalizzazioni del quadrante, appunto nel 3D i cockpit di Peugeot possiamo visualizzare, simile anche alla C5 Cross, cosa visualizzare nelle finestre che appaiono in 3D davanti agli occhi del guidatore. Premiamo su OK. E il parametraggio dei profili, perché quest'auto può avere diversi profili, 1, 2, 3. Ho un profilo comune con una foto e delle configurazioni personalizzate per ogni utente, magari in famiglia c'è la mamma che vuole utilizzare quest'auto con le sue impostazioni, il figlio maggiorenne che ha appena preso la patente che ha le sue personali e il padre delle altre. Ora però voglio fare una prova, un test di vita reale. Nel momento in cui io magari ho noleggiato quest'auto per la prima volta, devo correre in ufficio per la prima volta dall'aeroporto, non l'avevo mai fatto magari per un viaggio di lavoro, e devo collegare subito il mio telefono alla vettura. Possiedo un iPhone 8 e proveremo quindi in live, magari lo accelererò per motivi di tempo, dicendovi alla fine quanto tempo ho impiegato per collegare il mio telefono con il Bluetooth di questa vettura. Purtroppo in questo momento non sono in possesso del mio cavetto per utilizzare Apple CarPlay, che mi renderebbe le cose molto molto più facili. Attiviamo il Bluetooth del telefono. Andiamo a telefono, ricerca Bluetooth. Cliccando su ricerca Bluetooth, sta appunto cercando i dispositivi. Il mio telefono ha già riconosciuto la presenza di Bluetooth Peugeot tra altri dispositivi, e qui troviamo WeDrive Carlo, che è il nome del mio dispositivo. Per finalizzare l'abbinamento, confermare il codice 657461, sì, e abbina sul mio iPhone. Non consentire i contatti preferiti, lasciamo stare, facciamo solo streaming audio. Ok, salviamo. E dovrei essermi connesso, almeno il mio telefono dice di sì. Profilo streaming Bluetooth collegato, devo dire molto intuitivo e veloce. Io tra l'altro nel gruppo di WeDrive sono una persona dalle conoscenze per quanto riguarda la tecnologia piuttosto media, non sono un nerd come Bart o Peppe, e quindi vi ho dato un po' un test di vita reale sull'utilizzo di questo sistema infotainment e di come collegare il Bluetooth alla vettura. Nel frattempo vi dico che quest'auto dietro il guidatore, appunto, ha questo meraviglioso 3D iCockpit di Peugeot, che è questo sistema che attualmente presenta sulla sinistra una visualizzazione dell'autonomia della vettura, sulla destra la marcia inserita, la temperatura, e al centro presenta il tachimetro in digitale e il contagiri, che è presente su una dimensione più sporta verso di me, quindi una leggibilità maggiore. Devo dire, il volante non ho ancora capito, essendo la mia prima esperienza a bordo della 208 qui dal vivo e con calma, se il volante è regolabile in altezza, perché lo trovo un po' scomodo per quanto riguarda la corona che va a nascondere la visualizzazione. Ma credetemi, è veramente un bel 3D iCockpit che appunto permette una leggibilità massima della velocità per tenere magari d'occhio i limiti di velocità e per tenere d'occhio anche i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida disponibili su questa vettura. E quindi vi consiglio al più presto di salire a bordo in una 208, perché è un'auto interessantissima. Come vi ho detto, in attesa che esca un test drive, speriamo al più presto, con questa Peugeot 208, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche con il campanello per appunto essere avvisati su quando caricheremo il suddetto video. E prima di salutarci, vi ricordo anche di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram. Ci vediamo al prossimo video.